grazie di tutto questo calore e di tutto l'aiuto che a partire dal Centro Candiani i docenti, gli autori hanno dedicato per questo lavoro. È stato curato con grande gioia e con grande festosità. Questa è l'atmosfera che ho respirato quando andavo a sentire le prove. Spero che divertirà anche voi e vi siamo veramente grati di essere così partecipi e così calorosi. Grazie. Circondato, fin dove poteva spingersi lo sguardo, da alberi di mele, mele di tutti i tipi. C'era anche un uccello che scorreva tra gli alberi e le case, e un pozzo, e più in là c'era un mulino, le cui macine, con qualche adattamento, venivano usate per preparare le marmellate di mele, naturalmente. Nessuno era mai andato. Renetta amava molto il suo piccolo paese, ma soprattutto le piaceva stare sugli alberi a guardare come cambiavano aspetto a seconda della stagione. Tutti pensavano che fosse un po' matta a stupirsi ancora della fioritura dei neli, e scuotevano la testa quando la vedevano seduta tra i rami a spiare la nascita dei primi buccioli tra le foglie tenere di primavera, oppure quando applaudiva la prima apparizione delle piccole mele verdi. Non capivano proprio cosa ci fosse da stupirsi tanto. A Renetta piaceva anche il vento, che sorvenava petali e foglie, le piaceva giocare a nascondino dietro i tronchi, e soprattutto le piaceva immaginare che un giorno il nonno le avrebbe rivelato il segreto per inventare un nuovo tipo di mela tutto speciale, metà rossa e metà arancione, con una sfumatura di verde oliva. Aveva già pensato al nome. Sarebbe stata la mela Amamella Fioralba. A dir la verità, Renetta non era per niente contenta dei nomi che venivano dati alle mele. C'era la mela Abbondonia, che era così grossa che ci si poteva far merenda in quattro bambini. C'era la mela Strinziniella, che era verde, un po' acida e piaceva tanto alla nonna. C'era la mela Cionfa, che sembrava esplodere quando la mamma la cucinava in forno. C'era la mela
sbroderia. Ottima per far succhi e sciroppi e tanti altri tipi ancora. Mela per me, mela da me, anzi regina, molto reina. Mela per me, mela per me, prendo la ciuffa, la faccio in forno, prendo abbondanza del macedonio, prendo sbrodaglia. A dirla tutta, neanche del suo nome andava tanto orgogliosa. Avrebbe preferito chiamarsi Rosetta o Rosalba, ma non aveva il coraggio di dirlo a nessuno. Primavera e tutti aspettavano la fioritura dei meli e invece i rami restarono spogli. Il sole scaldava, il cielo era più brillante, ma gli alberi restavano freddi e muti come in una gelida giornata d'inverno. Gli uccelli sembravano tutti spariti e non si sentiva più il canto delle rondini nel cielo. Persino le api, che di solito arrivavano a far festa, si erano tenute alla larga dal nero. Gli esperti del villaggio controllarono ogni albero, ramo e corteccia senza capire cosa potesse essere successo. Consultarono gli antichi libri dove erano scritte le regole delle coltivazioni dei meli e tutto l'elenco dei rimedi contro le malattie, ma un caso del genere non era assolutamente previsto. Una volta presa questa decisione, le case furono svuotate e tutte le masserizie accatastate sui carri. Di Renetta fu l'ultima ad essere pronta perché il nonno non voleva saperne di andarsene e aveva cercato di convincere gli altri a lasciarlo nel villaggio. Alla fine avevano dovuto caricarlo quasi a forza e lui si era seduto in disparte, molto arrabbiato.
Senza prima aver capito cos'era successo. Ci sarà pure un motivo per cui gli alberi si sono ammalati. E se lo scopro, allora trovo anche il rimedio e allora gli alberi torneranno a crescere e con loro potremo tornare tutti quanti. Così, senza pensarci due volte, Renetta saltò giù dal carro e andò verso l'unico melo. Si voltò un attimo solo indietro, giusto in tempo per vedere il nonno che la salutava con un sorriso di approvazione. Come mai resisti, albero giunfo? Come mai? Cominciò a chiedere la bambina studiando il terreno attorno all'albero. Forse è perché sei il più lontano dal pozzo. La sua acqua allora potrebbe essere avvelenata. Forse verso il pozzo decise di calarsi dentro per scoprire se nel fondo c'era qualcosa che non andava. Sporgente. Ora sull'altra, Renetta cominciò la sua discesa con grande coraggio e buona volontà. Poi però, man mano che la luce intorno a lei diminuiva, venne percorsa da qualche brivido di paura. Ad un certo punto girò la testa verso una cavità nel muro e si accorse che qualcuno la stava osservando. «Chi sei?» gridò spaventata e gli occhi sparirono. Renetta restò per un poco a guardare nel buio sotto i suoi piedi con il cuore che le palpitava forte nel petto. «Ma dov'è finita l'acqua del pozzo? Non si vede niente, non si sente niente!» Grattò sulla parete e gettò un pezzetto di muro sul fondo, ma non le arrivò nessun rumore d'acqua. Era come se fosse caduto nel vuoto. Sopra la sua testa la luce del cielo la invitava ad uscire. Ad un tratto qualcosa svolazzò vicino alle sue gambe, sfiorandola lievemente, e allora lei, terrorizzata, con due balzi fu fuori. Però era così arrabbiata per aver avuto tanta paura che per sfogarsi si mise a gridare verso il fondo buio del pozzo. Brutto! 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 Ed ecco che qualcuno dal fondo rispose: «C'è l'eco!» pensò Renetta e gridò: «Cionfa! Cionfa! Fiorali bamamella! Bella!» «Eh no! Hai ripetuto troppo poco!
Perché mi stanco facilmente di questo gioco, rispose la voce. Ma chi sei? Chiese Renetta. Sono Eco. Rispose quella invisibile creatura. Pensa che fantasia hanno avuto i miei genitori. Io avrei voluto chiamarmi Reginaldo, Gualtiero, e invece Eco, Eco. E basta. Eco. È vero che come Eco non sono niente male, ma mi piacciono i nomi più complicati ed echeggianti. Ne so qualcosa anch'io. Ma cosa fai lì sotto? Passo il tempo a raccontare storie alle creature del pozzo. Oppure dormo, oppure faccio un bagno, o gioco con tutti i miei amici occhietti. Poi mangio muschi e alghe squisite o un torsolo di mela che qualche volta mi arriva in testa. E nelle notti di luna piena canto, canto un sacco, perché devi sapere che ci sono altre creature come me nei pozzi lontani. E ogni eco fa eco, e così di eco in eco si creano delle composizioni davvero carine, e non sai mai cos'è la solitudine. Bello, disse Renetta, mi fai sentire? Sì, è anche l'ora giusta per cantare. Ascolta. Eco. E nessuno si è messo a cercare rimedi, invece il rimedio c'è. Se vuoi ti spiego come fare, ma serve un po' di coraggio. Renetta scosse la testa. Come avrebbe potuto farcela lei che aveva avuto paura del buio nel pozzo? Quello che hai provato è
È normale, le disse Eco, perché tu sei una bambina e vivi nel giorno e nella luce e non sei nata per stare nei pozzi. Ma se ci pensi bene, anche a te serve il buio per riposare quando sei stanca, per sognare, per guardare le stelle e la luna. E anche alle mele serve il buio per riposare e crescere meglio. E anche a me, per conservare l'acqua bella fresca. Nel buio si raccontano le fiabe ai bambini, nel buio si immaginano la luce, i colori e si scrivono le belle poesie. Tu hai avuto coraggio a restare per cercare un rimedio? Renetta, rincuorata da quelle parole, dimmi che cosa devo fare. Devi andare dal grande albero rosso. Lui ha la soluzione che cerchi. Dovrai andare sempre avanti, senza fermarti. Forse ci vorranno dei giorni, ma ce la puoi fare. Ti guideranno le mie amiche lucciole, quelle che tu avevi preso per occhi cattivi. A quelle parole dal pozzo uscirono svolazzando due lucciole e Renetta subito le seguì. E Renetta camminò e camminò, attraversò villaggi abbandonati e dormì sotto le stelle. Camminò e camminò, trovò un cane che aveva perso la via e lo portò con sé. Perché non c'entrasse la polvere, trovò due galline tristi e se le caricò in spalla. Trovò una pecora che era stata dimenticata e velava dentro al suo recinto e la liberò. Trovò una cesta di mele abbandonata in una stalla e mangiò e dormì tra le galline, la pecora e il cane, mentre le lucciole esploravano il buio. Trovò anche un carretto, così si fece portare dalla pecora, caricò le galline e le mele e il cane si ricordava dei tempi in cui aveva tutto un gregge da guidare. Camminò anche lungo la riva di un mare che non aveva mai visto perché le lucciole si erano fatte distrarre dalla luce di un faro. Così profondamente da sembrar scolpita. Una chioma grande di rami grossi che si facevano sempre più sottili, una miriade di piccoli rami intrecciati, tanti verso il cielo e tanti che parevano cercare la terra. Nella luce del tramonto l'albero sembrava infuocato e assopito. Thank you.
rosso, albero rosso, svegliati, ho bisogno del tuo aiuto. E Renetta non aspettò la risposta perché aveva fretta di spiegare cosa era successo al suo villaggio senza più meli. Parlò e poi tacque. E fu silenzio. Un lungo silenzio. E poi la corteccia scricchiolò. La chioma grande dell'albero si scosse lievemente e l'albero rosso parlò. È arrivato dunque il momento. Nella mia corteccia ho conservato i semi di tutti i meli del mondo e anche di qualche altra pianta che adesso non ricordo bene. Sai com'è l'età. Io te li dono perché sei una bambina coraggiosa e gentile. Saprai farne buon uso. Dopodiché, finalmente, si compirà la magia. Però non devi prenderli proprio tutti. Lasciane qualcuno in deposito, non si sa mai. E appena finì di pronunciare queste parole, dal tronco uscirono tanti piccoli cassetti e in ogni cassetto c'erano dei sacchettini su cui una aveva scritto il nome dei semi. Renetta si avvicinò al cassetto più vicino, lesse Virus Malus, mela rossa, e prese il sacchetto tra le mani, ma nello stesso istante un pezzo di rame cadde rovinosamente a terra. Ho capito, ho capito, ne prendo solo alcuni. Così aprì il sacchettino, ne estrasse alcuni semi e rimise quelli avanzati nel cassetto. E nello stesso istante, dal ramo spezzato uscì una fogliolina di ringraziamento. In quel momento le due lucciole arrivarono portando un velo sottilissimo e lo appoggiarono a terra. La pecora con i suoi denti forti lo divise in tanti pezzi uguali, le galline li misero uno sopra l'altro e il cane avvicinò il carretto, così Renetta mise un po' di semi in ogni pezzettino del velo e formò tanti piccoli sacchetti. Avremo alberi a sorpresa, non saranno tutte mele, ma pazienza. E quando tutti i cassetti furono chiusi, il grande albero le raccomandò di raccogliere alcuni dei piccoli rami e di gettarli nei pozzi che avrebbe incontrato sulla via del ritorno, perché così l'acqua sarebbe tornata a scorrere più pulita. E poi avvenne la magia inaspettata. Il grande albero sospirò di sollievo, si scosse, si distese. Che si alzarono verso il cielo e restarono sospesi lì nell'azzurro, quasi a disegnare l'idea di un albero. Fu un momento di silenzio sospeso, di musica nuova, mentre Renetta, il cane, la pecora e le galline stavano a guardare con gli occhi pieni di quella visione. Solo le lucciole non sembravano essere più di tanto stupite e accompagnavano la danza sospesa dell'albero con la loro luce intermittente. Si tornarono a ricomporsi in un albero nuovo, un albero rosso, più giovane, più rosso e più blu. Renetta lo abbracciò, lo salutò e partì. Fu così che Renetta tornò al villaggio, ma non lo trovò a luogo perché i suoi genitori, quando si erano accorti della sua cura, erano tornati indietro insieme al nonno e la stavano aspettando e furono feste, baci e abbracci. Renetta allora mostrò i segni dell'albero.
Renetta e il cane abbaiò. La pecora pelò, le galline chiocciarono e le lucciole saltarono di qua e di là, mentre dal pozzo una voce cantò. Un po' misterioso.